La registrazione è avviata. Buongiorno a tutti. Procedo con l'appello. A chi occorre la giustifica la chiede. Roberto, Baiocchi Roberto. Presente. Canale Carla. Presente. Chiedivo Patrizia. Presente. Cecca Fabio. Presente. Grazioli Giuseppe. Presente. Muropes Marco. Presente. Pasetti Laura. Presente. Nessuno accorre la giustizia. Quindi possiamo procedere con il primo punto, Presidente. Ci sono i verbali in approvazione. Penso che tutti li avete Sì, ricevuti. l'abbiamo ricevuto ieri sera. C'è da fare una piccola variazione, un piccolo inserimento nel secondo, il numero 5, alla seconda pagina, dove c'è l'intervento della consigliera Canale. Sta scrivendo consigliere Grazioli, si può mutare perché la vedo che scrive, però sentiamo i tasti. Ok, grazie. Allora, intervento della consigliera Canale? Sì, alla seconda pagina, dove parla del che manca il piano degli investimenti 2023-2024, va aggiunto anche, ed anche il DUP. Va bene. Allora, trovato il punto? Sì, non sono scritto. Dove poi parla degli interventi in via Cina, quali opere sono previste per la manutenzione stradale. Sì, allora, il primo intervento abbiamo detto che lo dobbiamo aggiungere alla pagina 2 dove si parlava del piano investimenti, dobbiamo aggiungere ed anche il DUP. Ed anche il DUP, Sì. esatto, perfetto. A questo punto chiedo ai consiglieri che, se sono tutti d'accordo, possiamo autorizzare i verbali. Sì, che è simpliciter, senza rileggerli. Per me va bene, Presidente. Grazie. Sì, anche per me va bene. Professore, ok? Sì, d'accordo. Anche per me va Asetti? bene. Anche per me va Ok, bene. anche per me Va va bene. Allora Bene abbiamo per approvato. tutti. Perfetto. Ok, perfetto. Grazie a tutti. Quindi, secondo punto il secondo punto dell'ordine del giorno, saltiamo un attimo in attesa dell'ospite che deve venire, dottor Ventrella, per avere un accertamento in più. Vi volevo aggiornare gli sviluppi con l'ingegner Di Gregorio, col quale mi sono scambiato delle mail per chiedergli appuntamento per martedì prossimo e anche per sapere quante persone potevano andare o non potevano andare. Allora, intanto mi ha slittato su un'altra persona del municipio, sulla signora Bindi, che mi ha confermato l'appuntamento per martedì alle 3, però mi ha detto che purtroppo per le norme Covid può andare solo una persona. Quindi chiederei a tutti i consiglieri di non relazionarmi, ma di dirmi quello che vogliamo sapere sostanzialmente, due righe, quello che vogliamo avere dall'ufficio in questione, il piano di piano degli interventi, eccetera. Voglio sentire voi, insomma, quello che vi serve e io con quelli mi vado a fare parte in causa dalla signora. Vado io, se qualcun altro vuole andare a posto mio non c'è problema, è solo che ho preso io l'appuntamento con la signora. È bene No, che ci vada Presidente, è così. opportuno che ci vada lei assolutamente. Certo. Naturalmente, Ecco, appunto, però si vi fa chiederei la cortesia. portavoce di tutti, quindi non c'è problema. Certo. Esatto, un rigo per quello che concerne l'aiuto che ci può dare l'ufficio da parte di ognuno di voi. Io poi faccio una sorta di patchwork, così si chiama, tanto per parlare sempre in italiano. Per evitare magari eventuali ripetizioni, se queste note le mandiamo o sulla chat in modo che le vediamo tutti, perché magari se no Va scriviamo benissimo due o sulla tre chat, volte la va stessa cosa, benissimo così sulla chat. vediamo se un punto è già stato indicato, è inutile ripeterlo. Inutile. Sì, O anche via perché chat dare. o sulla mail, insomma, forse sulla chat è più veloce, non lo so, vediamo.
Sì, no, sulla chat va benissimo, è più veloce, ci confrontiamo lì praticamente, in modo che così io martedì vado con una richiesta definita, ancorché in linee generali, perché non è che andiamo a chiedere dettagli. Okay. Fra l'altro non mi ha dato ancora notizie circa anche la relazione che gli ho chiesto, lo stato delle cose per quanto riguarda il personale, e mi farò vivo con lui, glielo richiederò di nuovo. Comunque sappiate che chiaramente anche la presidente del municipio con la quale mi sono confrontato l'altro ieri si sta muovendo in tal senso, come pure si sta muovendo su tutte le situazioni in sospeso di Casali e quant'altro, per avere un quadro generale di quello che è la situazione in municipio. Quindi non dobbiamo affannarci più di tanto, perché tanto andiamo di concerto con la presidente del municipio e con gli assessori, perché si stanno muovendo tutti quanti insieme. Poi ci sono altre cose riguardo il decentramento che deve avvenire, non si sa bene, non si sa come, anche per quanto riguarda il patrimonio, e quindi andremo giorno per giorno a vedere come stanno le cose, ma tanto noi siamo qui. Mentre invece per quanto riguarda il personale, cosa che sta facendo comunque anche chiaramente la presidente del municipio, io inviterei il direttore direttamente in una prossima riunione, magari già venerdì prossimo, per avere un quadro da parte sua, forse anche più dettagliato di quanto ce lo possa avere la presidente del municipio. Volevo sapere se voi eravate d'accordo su questa linea. Si voleva invitare Guastella, ovviamente. Io sono d'accordo. Perché Guastella ci può, ovviamente, dopo, se abbiamo i dati, no? I dati numerici, perché ci riporterebbe lui. Io credo che come tutte le organizzazioni avranno una pianificazione del personale, chi fa cosa, almeno a grandi linee, dove mi mancano e dove mi servono. Sappiamo che prima del 31 dicembre erano circa 84 risorse che mancavano. Poi ci sono stati i pensionamenti, e quindi credo che sia pure aumentato il fabbisogno. Credo che non arriveranno, anche se poi avevamo visto quelle nuove assunzioni che stanno arrivando, che cortesemente ci ha fornito la notizia la consigliera Canale, ma chiaramente quelli sono a livello comunale, quindi dobbiamo andare a vedere quanti ce ne forniscono a noi come municipio e poi dove meglio metterli, perché abbiamo pure quali qualifiche, certo, con quali qualifiche, perché se assumono tutti amministrativi, gli uffici tecnici stiamo da capo a 12, non è che o ci mettiamo qualche giovane che Roberto, voglia di... Sì. Roberto, no, io penso che se noi facciamo, come si dice, la lista della spesa, e di conseguenza poi tra gli idonei loro indicano quelli che ci servono, capito? Perché altrimenti, per questo dicevo, è meglio farla subito quanto prima, capito? Perché così al comune centrale gli arriva subito la richiesta. È quello che dovrebbe emergere. Col direttore e con la presidente. Però certo. Carla, io penso che avendo un quadro complessivo dal dottor Guastella, naturalmente poi sarà più facile appunto fare la lista della spesa, nel senso ma infatti è quello che sto dicendo, dicendo la stessa cosa, ragazzi. Io quindi la procedura indicata dal presidente Baiocchi per me va benissimo. Penso che in teoria quello che sembra molto difficile in teoria dovrebbe essere semplicissimo, perché se hanno il quadro, il direttore ha il quadro, basterebbe teoricamente, dovrebbe avere un file Excel dove c'ha tutti gli uffici, tutte le posizioni, le competenze, i numeri, quello che c'è e quello che manca, quello che è in uscita. In teoria dovrebbe essere già pronto questa cosa, quindi basterebbe... Mi piace il suo ottimismo. Lo so, lo so. Mi piace tanto. Abbiamo parlato l'altro giorno con Baiocchi su questa cosa, perché diciamo da tecnici, anche se da parti diverse, ma insomma il risultato sarebbe quello... dovrebbe essere così, tanto più che lo dovrebbe avere un direttore che dovrebbe, diciamo, è il lavoro suo avere il quadro generale, non è che deve fare lui la caccia al tesoro, dovrebbe già averla questa situazione.
vedremo insomma quando verrà. Esatto, perché io direi di partire da un quadro generale che ci fornisce lui e poi sentire ufficio per ufficio se c'è rispondenza con i dati e le effettive, gli effettivi fabbisogni. Esatto, facendo la tara. In termini specifici di qualità delle persone, perché ritengo che sia una cosa fondamentale questa, se vogliamo cominciare a capire qualcosa sul personale. E poi altro mi pare che non ce ne sia di aggiungere su questo, a meno che non avete voi qualche altro suggerimento. Anche perché avere questo quadro significa dare una risposta alla fine un po' più strutturata della battuta di ma quella manutenzione della strada è dovessi farlo mi servono 100.000 persone. Certo. Una risposta sì, del genere in commissione per me non è accettabile. A seguito di questo quadro potremmo avere una situazione un po' più chiara e un po' più documentata e seria, insomma, non la battutina. Io Marco però sono dell'idea che ci vorrà tempo per avere una situazione dettagliata. Ma io so. Dopodiché, con la situazione dettagliata ci possiamo rimettere a tavolino successivamente aver sentito tutti i responsabili, certo, con il presidente certo. di nuovo e con la presidente del municipio e decidere certo. come vogliamo giocare. Carte. No, però penso, cioè la cosa è chiaro, non è magari quello che dico io è teoria, però cioè è utopia, la teoria dovrebbe essere la cosa. No, però sicuramente voglio dire il segnale che dovremmo dare come commissione, come consiglio è che tra virgolette gli stiamo addosso, non devono dormirci sopra, ecco, cioè ci servono dati concreti, seri e insomma Ci devono impegnare, insomma, non ci possono dire, voi. Anche perché, Marco, io ritengo che dobbiamo fare un lavoro di questo tipo per poi portarlo in consiglio e farlo conoscere a tutti i consiglieri certo. e anche alla Giunta, perché pure la Giunta se deve rendere conto e lo stesso consiglio nella sua totalità dei consiglieri devono sapere di cosa si sta parlando. Cioè quello esatto. che noi oggi stiamo cercando di capire e lo dobbiamo presentare su un piatto ben chiaro e dire questa è la situazione. La Presidente ci ha detto che mancavano 84 risorse. Vi dico che dopo il 31-12 sono diventate 97 le risorse che mancano specificatamente, principalmente in questi servizi. La richiesta è di 350 persone, dai numeri ufficiali ce ne mancano 97, ce ne danno 15. Vogliamo metterci a tavolino e decidere come farlo? In consiglio? Penso che sia una scelta giusta. O in consiglio oppure direttamente con presidente del municipio e direttore. Certo. Vedo che chiede la parola alla consigliera Pasetti. Prego, Laura. Eccomi. Allora, volevo chiedere una cosa. Secondo voi, e probabilmente sono io che non conosco bene il sistema, qualora ci venisse fornito un numero, mancano tot persone, ci dovrebbe essere un documento già redatto, ufficiale, per singolo ufficio, nel quale vengono indicate il numero delle persone di ogni singolo ufficio predisposte a una mansione. Quindi dovremmo già conoscere di base quali sono le persone che in quell'ufficio servono per determinate mansioni e chi fa cosa. Noi da lì potremmo partire per capire se, qual è effettivamente la carenza. Quindi non soltanto un'informazione detta in modo sommario, manca questo. Una verifica con i documenti e l'utopia vera sarebbe quella di riuscire a capire sulla base della produttività dell'ufficio se effettivamente esiste una carenza oppure no. Questa capisco che possa essere un'utopia, nel senso che ci porterebbe a fare degli studi statistici per capire se quell'ufficio è in ordine, se produce e produce bene. Quindi in questo, al di là del numero che verrà fuori, vorrei capire come pensate anche voi che potremmo muoverci. Hai evidenziato una cosa giustissima, ma quello è proprio lo spirito. Perché per esempio l'ufficio anagrafe, che sì, saranno uscite persone sicuramente tutto quanto, però oggi ha già meno incidenza sul pubblico di prima, cioè il pubblico è molto meno. Perché?
perché ci sono i giornalai che fanno i tabaccai, i giornalai che fanno i certificati, quindi hanno meno persone comunque che vanno online, si fanno i certificati almeno una parte, quindi in teoria dovrebbero avere bisogno di minor personale di quanto poteva essere 4-5 anni fa o 6 anni fa. Questo quanto lo sappiamo noi. Allo sportello quanto meno. Chiaro. Però è una nostra valutazione discrezionale. Esatto, beh, non è discrezionale, Patrizia, perché i numeri sono numeri. Se prima lavoravano in 50 per 1500 certificati, se oggi ne fanno 1000 e devono lavorare 35. Sono numeri, purtroppo si taglia così i numeri, I numeri si lavorano così. D'accordo. Vedo che chiede la parola il consigliere Grazioli, prego. Sì, grazie Presidente. No, allora, io penso che si ovvia tutto perché io penso come ogni pubblica amministrazione, io lavoro nella pubblica amministrazione, quindi un po' ne capisco di pubblica amministrazione, sono anche dirigente sindacale, quindi qualcosa riesco a capire. In realtà ogni comune e poi ogni distretto municipale dovrebbe avere un organico. L'organico è quello che effettivamente serve per far funzionare tutti gli uffici in maniera armoniosa, con ottimo lavoro. Quindi in realtà anche il municipio nostro deve avere un organico. Quindi noi penso che la prima cosa che dobbiamo fare è accedere e avere possesso dell'organico più che basarci sulle richieste dei vari uffici, perché come sappiamo... Perché io vengo anche, sono anche nel sindacato e so benissimo che le persone, anche se sono 10, sono sempre poche in un ufficio. Quindi penso che prima cosa si dovrebbe capire qual è l'organico assegnato da ufficio dal Comune di Roma al nostro municipio. Perché nell'organico c'è tutta quella logica che ha descritto adesso il presidente, no? Il presidente Baiocchi ha descritto, quindi quante persone devono stare in ufficio, perché sappiamo benissimo che ormai tanti certificati e tanto lavoro ormai viene fatto online, anche le scie, presentazione delle scie, tutto quello che riguarda anche la parte degli uffici tecnici, oltre a quelli amministrativi, vengono fatte tramite PEC, certificazioni PEC, tramite presentazioni online, quindi tanto lavoro ormai si è tolto da quello che è il lavoro manuale. Consigliere Grazioli, chiedo scusa. Consigliere, chiedo scusa, la devo interrompere. La Carmen Giglio mi dice che è saltata la connessione e non può verbalizzare quanto stiamo dicendo. Abbiamo due strade, o diciamo che abbiamo fatto ampia discussione sul problema, sì, oppure facciamo una sospensione di 5 minuti e aspettiamo. No, dico tanto il discorso. Sì, mio, facciamo una sospensione di 5 minuti e chiacchieriamo tra di noi. Sì. Il discorso di Roberto è giusto, l'importante è avere l'organico, penso che la cosa principale sia l'organico, in base all'organico noi sappiamo realmente qual è l'esigenza del municipio. Sì, posso, da lì si deve partire, perché posso aggiungere che oltre all'organico dobbiamo capire quali sono le skill, le competenze necessarie, penso Fabio che ci sono nell'organico a cui mi riferivo prima, questo infatti, l'organico con le competenze, con i vari uffici. Sì, perché ogni ufficio e le competenze saranno una decisione politica, nel senso che se per dire focalizziamo gli sforzi nel nutrire determinati uffici, chiaramente serviranno competenze diverse che non per altri uffici, quindi insomma sarà questa la questione dirimente. Quindi io chiederei anche a Guastella... Fabio, io solo su questo solo vorrei... io penso che non abbiamo un grosso potere... decisionale. Non t'ho sentito, Giuseppe, ti si è interrotta. Infatti non ti sentivo neanche più io. No, dicevo che è giusto il ragionamento anche che stai portando tu, ma io penso, perché ho detto che lavoro nella pubblica amministrazione e quindi un po' ne capisco, io penso che noi non abbiamo un grosso margine decisionale sulle figure e sul numero delle persone,
perché io penso che il tutto avvenga a livello centrale, quindi le assunzioni, che come sappiamo le fa il Comune di Roma, quindi a noi distribuisce in base all'organico e ai profili degli uffici, distribuisce questo. L'unica cosa che noi possiamo fare, lì invece possiamo agire, e questo è dove noi possiamo muoverci, invece sul direttore apicale, in modo che la politica, qual è la scelta della politica? È successiva all'assegnazione organica, decidere cosa ha maggior priorità all'interno dell'amministrazione cui noi gestiamo e cosa ha meno priorità, e quindi spostare quel personale che potrebbe essere utilizzato per qualcosa che noi riteniamo meno opportuno in questo momento, ma più opportuno fare altro, in quello sì ne possiamo, penso, andare ad agire, solo in quello, sul nostro apicale, in modo da gestire le risorse come noi vogliamo, quindi spostare le persone negli uffici chiedendo potenzialmente per qualcosa, per esempio si deve fare bando, noi adesso con la Commissione Commercio dobbiamo fare i bandi per l'assegnazione dei posti, no? Dei posti per le attività commerciali in strada, no? Allora cosa è successo? Abbiamo chiesto al direttore, perché nel commercio non ci sono personale, sono due persone, abbiamo chiesto di spostare delle persone per fare il bando. Per fare il bando le ha spostato due persone per un mese, quindi per un mese avremo in quell'ufficio due persone che si dedicheranno esclusivamente al bando per le licenze commerciali. Quindi questo ne possiamo fare, penso, ma all'apice e in alto possiamo gestire ben poco, possiamo gestire su quello che ci arriva e dare noi le priorità. Io penso lì abbiamo grosso margine. Non sono completamente d'accordo. Prima di tutto sì, bisogna lavorare politicamente sui criteri con cui vengono distribuite le persone assunte al comune, nel senso che è un criterio proporzionale al numero di abitanti, ai chilometri quadrati del territorio amministrato, al numero, non so, delle persone anziane piuttosto che quelle dei giovani. Ci saranno qualche criterio, si spera. Sono ripartiti in maniera uguale, quindi 500 assunti dal comune diviso 15. Non penso, insomma, ci saranno dei criteri. Le possibilità date anche dal PNRR, che prevede l'assunzione seppur a tempo determinato per uffici di scopo, per obiettivi di personale, quindi i ministeri già vi stanno ricorrendo, quindi da questo punto di vista, se la decisione politica è dire investiamo massicciamente sui mercati, per cui dobbiamo fare un progetto, una cosa più complessa, è chiaro che possiamo attingere anche da quelle assunzioni a tempo determinato. Eccomi qua. Dobbiamo solo avvisarvi che credo che sia rientrata la Carmela Giglio. Sono ritornata. Eccoci, perfetto. Di suscito. Quindi cioè, c'è da fare un lavoro politico anche là, insomma, non dipende solamente dal comune. Io la rassegnazione che no, non è rassegnazione, comunque sia il sindaco decide per noi. Allora, no Fabio, non è questo, non è che il sindaco decide per noi, è che però noi possiamo, e qui vado più, rispondo anche a Giuseppe, fare una situazione del momento, fare, Fabio, ci chiedono i responsabili degli uffici, presentarla a il nostro vertice al consiglio, non possiamo decidere di aumentare i dipendenti, ma possiamo magari scegliere fra quelli che il comune ci vuole dare, mi stai dando 5 amministrativi e un tecnico, se è possibile dammi 3 tecnici e 2 amministrativi, anche perché quello che più serve sono i tecnici che gli amministrativi in questo momento, mi pare di aver capito. Roberto, vedo che come si stanno convocando gli uffici, e io ho avuto appunto questa carenza di rete, ero rimasta che praticamente si stava parlando di audire il direttore al fine di conoscere dei dettagli inerenti alle prossime risorse che dovrebbero entrare al municipio. Si è aperto un ampio dibattito. E l'organico con un piano di riscolpiamento. Io ho scritto che al termine del dibattito la Commissione concorda di audire il direttore per conoscere i dati effettivi delle risorse presenti e i dati delle risorse carenti, con l'individuazione delle varie categorie, per poi condividere tutto in una seduta di consiglio. Carmen, categorie e competenze, se per favore. E uffici.
aggiungere anche uffici per sapere dove, in quale ufficio poi dovrebbero essere destinate. Certo, vedo che chiede la parola la consigliera De Vivo. Sì, ho ascoltato con molto interesse questa discussione che abbiamo anche fatto l'altra volta e ci appassiona, perché effettivamente da un buon funzionamento del municipio nasce il funzionamento, tutto il funzionamento, anche tutte le cose che chiediamo. Io sono d'accordo con Fabio per chiedere i regolamenti, quindi al direttore Guastella dobbiamo chiedere anche i criteri, i regolamenti che sicuramente esistono, perché come vi dicevo anche l'altra volta, all'interno della direzione sociosanitaria ci sono il numero di persone e competenze rapportate per la popolazione. Quindi sicuramente quella è il frame, è la cornice in cui si può lavorare. È ovvio che questi numeri e queste competenze devono anche essere continuamente aggiornati con tutte le evoluzioni che noi vivremo in questi 5 anni. Diceva prima Fabio il PNRR, certamente. Io ho visto che anche all'interno di alcune delibere che dovremo nel futuro formare, c'è la richiesta di creare nuovi uffici con nuove competenze e quindi il personale evolverà assolutamente. Quindi è importante sicuramente fare una fotografia, ma chiedere anche a Guastella, oppure noi anche, insomma, siamo anche noi la parte politica, capire anche noi come devono evolvere queste organici, no? Almeno come numericamente o come si diceva prima, rispetto alle priorità politiche. Io non credo che noi riusciremo a entrare molto nell'organizzazione, perché l'organizzazione degli uffici compete, immagino, al direttore apicale e ai vari direttori. Però anche avere un gruppo di persone, una delle task force che possono aiutare, come diceva prima Giuseppe Grazioli, che hanno chiesto del personale per fare dei bandi, magari che si possono muovere all'interno dell'organizzazione, no? Anche questa potrebbe essere un'organizzazione che forse possiamo suggerire, oppure possiamo chiedere in modo sperimentale. Comunque sono d'accordo con il presidente Roberto Baiocchi, che praticamente ci ha detto che il nostro lavoro alla fine sarà concretizzato con il fare una risoluzione in cui effettivamente chiediamo, come diceva anche l'altra volta, come anche stava preparando l'altra volta Carla Canale, in cui chiediamo l'inserimento e l'immissione del personale all'interno degli uffici, con insomma, ovviamente con tutte le sfumature e tutte le informazioni che riusciremo a cogliere con la raccolta di queste informazioni. Vabbè, comunque è finito. Va benissimo, grazie consigliere De Vivo. Quello che è il suggerimento di fare un gruppo che viene sui singoli uffici è una cosa che nell'ambito del settore bancario da cui io provengo è stata fatta per 30 anni di seguito, era la cosiddetta volante, la filiale la mattina, cioè 3 malati in più del dovuto, chiamava in sede e si faceva mandare un paio di ragazzi, un paio di persone. Pronto intervento. Pronto intervento, chiamata la volante proprio. La volante. Chiedo alla Giglio se è intervenuto il dottor Ventrella o chi per lui. Ci siamo persi Carla Canale, vedo. Sì. Comunque io non vedo il dottor Ventrella. Ma nemmeno Carla. No, non lo vedo, però magari è pronto a essere collegato, non lo so. No, parteciperanno gli uffici, ma non so se parteciperà il dottor Ventrella.
perché mi hanno richiesto il link per la partecipazione, perché io l'avevo mandato a Ventrella, invece dice che lo stavano girando a qualche altro. Magari Carla ha scritto la chat. Adesso lo scrivo. Vi contatto un attimo la segreteria della direzione tecnica per avere informazioni. Sì, comunque concludiamo. Intanto, visto che non ci sono ancora gli uffici che abbiamo richiesto, concludiamo questa parte sul personale. Quindi ci muoviamo così, convochiamo il direttore Guastella. Magari ci parlo prima telefonicamente, così gli dico quello che vogliamo indicativamente e viene già preparato. Okay. E vedo che però la canale. Carla, si sta riconnettendo. Sì, ok. E così viene già un po' preparato, quantomeno ci darà qualche notizia in più, sicuro, di quello che stiamo andando noi facendo random o sentendo le persone che vengono qua e ci dicono tutti quanti che. Che manca personale. Va bene. Roberto, però magari ce lo dice il direttore. Dimmi Patrizia. No, effettivamente se puoi aggiungere anche a questa richiesta quella dei regolamenti che regolano almeno la numerosità. La pianificazione del personale. Sì, il regolamento pure, va bene, è importante. Una specie di DUP. La pianificazione parte da uno studio che dovrebbe essere, diciamo, quello che tu chiami forse regolamento, dove dice l'ufficio TOT fanno questo, c'è bisogno di X risorse, ne abbiamo Y, dobbiamo arrivare a X. Non proprio, Roberto, come ti dicevo prima, ci sono anche dei regolamenti comunali che dicono se per un municipio che gestisce un tot numero di persone non può avere meno di tot assistenti sociali, per esempio, capito? Quindi ci sono anche dei regolamenti che aiutano, perché altrimenti sarebbe lasciata alla intera organizzazione dell'ufficio una cosa del genere. Certo che ci sono i regolamenti, sono quei regolamenti che loro fanno la pianificazione. Ecco, e quindi io chiedevo questo, se ci può anche fornire, possiamo anche cercare. Roberto, guarda, ho visto che c'è nella nostra intranet, c'è tutto un reparto con i regolamenti, quindi ho provato un po' a guardarli, ma insomma il tempo non c'è stato, però possiamo assolutamente andare uno sguardo, tutti i regolamenti che vengono applicati, non so. È proprio una zona della nostra intranet. Io purtroppo ho problemi con l'intranet, non ci riesco a entrare, non capisco perché. Vabbè, poi dopo passerò in municipio. L'organico dovrebbe essere il risultato di questi regolamenti e procedure, quindi diciamo dovrebbe essere quello che sta a valle a seguito di quei regolamenti, modalità eccetera, l'organico assegnato a noi è X con tutti questi uffici eccetera, quindi penso, Patrizia, intendi di quello che definisce, che diciamo che serve a definire come si fa a costituirlo l'organico, a inquadrarlo. Sì, certamente, Marco, questo intendevo. Ok. No. Allora, in attesa degli uffici che si colleghino, potremmo intanto passare al punto 3 del giorno, esame della posta, se c'è posta. No, non ce n'è posta, Roberto. Non ci scrive nessuno, no. Ricordate quella. Se avete qualche altro varie eventuali? In attesa sempre degli uffici? No, volevo sapere. Dici, Patrizia?
No, volevo no, una battutaccia, scusatemi, c'è posta per te, c'era una trasmissione, cancello, cancello questa battutaccia. Volevo sapere se anche all'interno del DUP, no, se l'informazione del personale è che comunque sono risorse, soldi, no, se è anche una voce del documento unico di programmazione. Questo potremmo guardarlo noi come bilancio, come commissione bilancio, una cosa del genere, perché ci dovrebbe stare una voce in termini previsionali, no? Sul personale. In teoria dovrebbe stare, sì, in teoria dovrebbe andare a scandagliare dentro il bilancio. Oppure, poiché il DUP come è una cosa che deve essere assolutamente aggiornata entro il 31 luglio, noi dovremmo vigilare probabilmente affinché questa voce previsionale sul personale sia inclusa all'interno del DUP. Ecco, questo è un altro dei dubbi che potremo... Però Patrizia, che io sappia, il DUP non è proprio il previsionale, è più un auspicale, nel senso che se ci fossero i soldi faremmo anche questo, ma in genere, diciamo, che io abbia visto negli ultimi 5-6 anni ben poco, diciamo l'1-2% di quanto scritto nel DUP poi veniva, diciamo, quindi è più un elenco della spesa, delle belle intenzioni, chiamiamolo come vogliamo. Il DUP c'ha tutta la parte strategica, possono essere le belle intenzioni, la parte operativa, specialmente quella dell'anno che si avvicina, e dovrebbero essere proprio, diciamo, gli obiettivi primari, cioè io ho un bilancio, devo spendere queste cose, ho queste cose a bilancio, voglio quest'anno... Ma non ce l'hai a bilancio? No, no, il DUP abbiamo... No, il DUP fa parte, diciamo, dei documenti del bilancio. Nella mia piccola, banale esperienza... Fa parte dei documenti di bilancio, ma non c'ha copertura economica, ecco. Va bene, mi arrendo perché non sono esperta di... Non sono esperta di bilancio, però insomma è un documento di previsione economica e quindi... No, le previsioni le fai con le entrate, diciamo, certe. Se tu c'hai un'entrata certa, fai la previsione di spesa. È un auspicio quello del DUP, insomma. Allora, il DUP è programmazione, senza soldi però. La programmazione che dovrebbe servire a definire quali sono le entrate. Ecco, bravo Marco, hai ragione, hai proprio colto nel segno, secondo Se me. Se poi ci si riesce, allora si va avanti con l'attuazione, penso quella che intendeva Fabio a questo punto. Sì, cioè, sì. Su quella effettivamente operativa. Sì. Sempre che poi fuori qualche urgenza che va a eliminare il DUP, come sempre c'è, e si interviene dall'altra parte, perché poi succede così e lo sappiamo. Vediamo per esempio, tanto per dire, i soldi spesi dal Comune di Roma, Gualtieri, i 40 milioni, 40 miliardi quanto ha speso per fare le pulizie della situazione rifiuti, quelli sicuramente non stavano nel DUP. No, certo. E quindi capire perché Carla... il DUP poi ha poca voce in capito. Scusa, Carla continua a non esserci. Carla non rientra, ma l'appuntamento, la convocazione era per le 9.30, gli uffici sono le 9.47, non lo so se... Carla scrive sulla... No, sto provando a riconnettermi. Non so. Sì, io chiederei alla dottoressa Giglio se può chiamare gli uffici, perché insomma... Allora, aspetta che mi stanno richiamando proprio adesso, perché già le avevo sollecitate, un secondo solo, Pronto? Possiamo anche sospendere, Roberto, che no, dite? Sì, però è comunque un fatto abbastanza significativo, ecco. Non mi pare una cosa molto... Ancora non si è collegato. A mano. Sì, ma secondo me, visto che anche Carla non riesce a connettersi, qualche problema ci sta tecnico, no?
Ma Carla sta fuori allora, col telefono. Sospendiamo anche la registrazione, tanto è tempo perso. Roberto, gli uffici stanno provando a connettersi anche loro, magari se sospendiamo poi li perdiamo nuovamente. Aspettiamo solo un secondo, vediamo se va bene, ok, allora aspettiamo. Sì. Okay. Se ci dicono che stanno connettendo. Sì, 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 perché sto proprio al telefono con la direzione tecnica e mi dicono che stanno provando a connettersi. Allora, mi dicono che forse è meglio che sospendiamo un attimo perché purtroppo non riescono a connettersi. Facciamo una pausa allora, di 5 sono 9:50. Sì, sono le 9:50, alle 10 riprendiamo. Va bene, ok, quindi mi sospendo la registrazione. Grazie. Allora, c'è il consigliere Grazioli che è in attesa, ma non capisco dove, perché nella sala d'attesa non vedo nessuno. Non lo riesco ad ammettere. Cioè, non lo riesco ad ammettere perché in realtà non è in sala d'attesa, ma risulta in attesa nella lista. Può darsi che si è messo da solo in attesa, questo non lo so. La registrazione è ripartita. Se ha problemi il consigliere Grazioli può togliersi e poi provare a ricollegarsi. Non ci sente. Consigliere Eccalo, gli vuoi fare un colpo di telefono al volo? Sì, adesso lo chiamo. Per capire. Mi disattivo il microfono 3 secondi. Dopo la telefonata riprendiamo il lavoro. Intanto credo che possiamo dare il benvenuto alla signora Mercuri, credo, in rappresentanza dell'ufficio del servizio manutenzione del territorio. Dico bene? Signora Mercuri? È dentro? Nessuna risposta. È scomparsa anche la chat, mannaggia. Grazioli in attesa, vedo. La sentiamo? Sì, ma sta in attesa. Sì, c'ha il telefono occupato Grazioli, quindi probabilmente Mercuri, per noi la sentivamo. Andiamo avanti. Mercuri al microfono spento. Sì, vedo. È il microfono disattivato, deve disattivare il microfono. Oggi è complicata la situazione. A me durante la pausa è andata un'altra volta via la rete. Non riescono a entrare dalla signora Mercuri? No, ma è comunque connessa. È connessa, però ha il microfono chiuso. Mm. Cortesemente, se ci si può dare ecco, un segno adesso di... Ecco, adesso il microfono aperto, mi sentite? Sì, sì, benissimo. Sì, buongiorno. 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 Grazie, quindi grazie. Possiamo passare al punto 2 dell'ordine del giorno. Esame che lo leggo per memoria, signora Mercuri, perché chiaramente grazie. Sarà la prima a parlare in merito. La situazione delle opere a scomputo dei consorzi, con particolare attenzione alle infrastrutture stradali da riportare poi a patrimonio. Quindi volevamo avere una sorta di informazione generica, poi ci sono i consiglieri che hanno delle domande più su vie specifiche, su strade specifiche.
Guardate, diciamo che la situazione con i consorzi è abbastanza complessa. Ultimamente abbiamo avuto dei contatti con Torpagnotta per la viabilità di Torpagnotta e diciamo gli iter sono tutti in corso e sono anche molto lunghi e molto travagliati. Quindi diciamo che ad ora non ho visto delle situazioni risolversi, ecco, e portare degli esiti positivi, insomma è tutto molto, molto lungo, molto lento. Ma come mai c'è questa lentezza e questa difficoltà? Burocrazia, mancanza di risorse, mancanza, poca disponibilità da parte dei consorzi, che non credo, perché non credo. Ma io da pochi mesi che sono in questo settore, credo che sia da imputare ad una situazione che è la somma di tante piccole cause, quindi l'iter burocratico sicuramente c'è qualcosa che non ha, forse che non decolla tra il patrimonio, il PAU e i consorzi, c'è qualcosa di farraginoso che poi non ci mette nelle condizioni di poterci occupare delle strade e quindi di fare manutenzione, perché il problema è questo, no? Queste strade vengono bloccate, dei consorzi e ci sono grossi problemi, forti criticità, perché poi non sono più strade nuove, perché il tempo è un tempo lungo dalla loro realizzazione. I collaudi spesso ci sono, ma sono collaudi parziali, quindi c'è anche la frammentarizzazione, la frammentazione di tutte queste situazioni e poi quindi siamo costretti ad intervenire puntualmente per eliminare il pericolo, ma di fatto insomma non siamo contenti noi, non è contento il cittadino, perché spesso ci sono manti stradali e sezioni stradali tutte da rifare completamente, quindi diciamo è una situazione abbastanza da discutere, secondo me, con gli altri dipartimenti, sicuramente con una attenzione da parte di tutti. Ecco, ma chi sono i soggetti tutti? Giusto per cercare di capire. Quindi i consorsi, sicuramente il consorzio, sicuramente il PAU. Noi abbiamo spesso contatti con il PAU e sollecitiamo delle risposte da parte del PAU, del patrimonio nel quale viene tenuto tutto l'archivio delle sedi acquisite a Roma Capitale. Sì, queste tre, io diciamo adesso, sicuramente questi tre soggetti sono importantissimi: consorsi, PAU, Dipartimento del Patrimonio e il Dipartimento del Patrimonio, che è poi l'archiviazione, quindi la memoria. Noi abbiamo ad oggi, faccio parte di questo servizio da aprile e ad oggi ho inoltrato 88 richieste di accertamento del patrimonio. E naturalmente gli esiti più della metà, con una forte, grandissima collaborazione da parte del personale con cui siamo sempre in contatto, però il lavoro è molto, perché spesso ci sono atti che non risultano nell'archivio, quindi questo non è che ci dà la sicurezza dell'acquisizione delle strade, ci dice soltanto che non è stato consegnato al municipio, però più di questo non dice. Ok, intanto la ringrazio, vedo che si sono iscritti a parlare e probabilmente a chiederle qualcosa vari consiglieri. Il primo della lista è il consigliere Ecca, è concessa la parola. Grazie alla dottoressa Mercuri. Io alcune domande. Se il vostro ufficio ha il quadro completo dei consorzi attualmente esistenti in nono municipio e qual è, diciamo, nel quadro descritta qual è la situazione consorzio per consorzio, o è, diciamo, un
avete un quadro, informazioni frammentate, quindi comunque parziali. Questa è la prima domanda, poi magari ne faccio un'altra. Prego. Dunque, noi abbiamo un quadro completo perché noi abbiamo un file, un cosiddetto tabellone dove abbiamo tutte le strade del territorio nono e abbiamo vari dati tra cui l'appartenenza, anche nell'incertezza comunque i soggetti a cui dobbiamo fare riferimento. Quindi tutti i consorzi che interessano il territorio sono a noi noti e quindi sotto questo punto di vista siamo ben organizzati, l'ufficio è ben organizzato. E le informazioni frammentarie si riferivano più che altro agli atti, ai documenti che dovrebbero pervenire a noi per far sì che ci diano così la prova dell'acquisizione la consegna delle strade, naturalmente, al nono municipio. Ho capito. Delle strade solamente o anche, non so, ad esempio, di tutto il resto, insomma, di pertinenza allora, di consorzi? Sì, diciamo che a noi interessa, quando io impropriamente dico strade, mi riferisco alla sede stradale. Quindi la sede stradale è una sezione, quindi comprende il marciapiede, naturalmente la strada, la carreggiata, le varie carreggiate, gli spazi verdi e le aree di pertinenza, che sono anche i parcheggi. Spesso quando dei consorzi abbiamo varie informazioni, fra le quali anche delle aree molto estese, insomma le aree che... Abbiamo anche delle informazioni che non sono strettamente legate al servizio manutenzione del territorio. Ultima domanda, poi diciamo cedo la parola anche agli altri consiglieri. In questo momento il vostro ufficio quale consorzio o quali consorzi sta attenzionando, oltre a Torpagnotta che ha menzionato poc'anzi? Dunque, Torpagnotta è quello più rilevante perché stanno arrivando molte segnalazioni. E, oltre a quello, in quest'ultimo tempo non abbiamo... abbiamo avuto un consorzio al Prato Smeraldo. C'è stato un periodo in cui c'è stato uno scambio molto... insomma, è stata una situazione, tra l'altro, che ancora non si è risolta. Prato Smeraldo... E abbiamo sì ancora una situazione in piedi, non ancora definita. La ringrazio. Prego. Grazie consigliere Ecca. È iscritto a parlare il consigliere Marco Puropesse, però anche la consigliera Canale, visto quest'ultimo appunto su Prato Smeraldo, e credo che la consigliera Canale abbia proprio questo come oggetto del proprio intervento, credo che sia così. Se consigliere Marco Muropesse mi autorizza, faccio parlare prima la consigliera Canale. Certo, certo. Okay. Consigliera Canale, prego. Grazie Presidente. Sì, io, la dottoressa, peraltro ci conosciamo perché era venuta, mi sembra, in sopralluogo per la consegna delle strade un annetto fa. E sì. Io volevo capire, è rimasta invariata la situazione in pratica? Questo piano di segnalamento nessuno lo fa, non lo fa il municipio, non lo fa il Dipartimento Mobilità, e queste strade non passeranno in consegna mai al municipio, così. Ecco, questo, cioè, è proprio vorrei capire, esempio. No, vorrei capire perché sì. Diciamo il Dipartimento PAU sostiene che loro non hanno fondi e non, perché il piano è decaduto e quindi non possono provvedere loro. Il bene è in patrimonio a Roma Capitale e queste strade devono essere consegnate al Municipio 9. Quindi, siccome diciamo la questione è che uno dei due enti, o il municipio o il Dipartimento Mobilità, deve fare il piano di segnalamento, non è che lo possono fare i cittadini. Peraltro i cittadini, attraverso l'architetto che ha lavorato per conto del consorzio, ha fornito
anche un piano di segnalamento che però evidentemente non è quello originario dell'epoca, cioè parliamo del 1964, lei capisce che recuperare carte del 1964 diventa un po' problematico, quindi non capisco cos'è che impedisce o al dipartimento o al municipio di fare questo piano di segnalamento stradale, che è l'unica questione ostativa al momento che impedisce la consegna di queste strade dall'ufficio patrimonio al municipio 9. Lo dico perché, come più volte vi ho scritto, insomma voi questo lo sapete benissimo, l'articolo 37 del codice della strada prevede che il responsabile di effettuare il piano di segnalamento e quant'altro sia il proprietario, quindi in questo caso Roma Capitale. Pertanto non capisco cosa sia d'impedimento a fare questo piano di segnalamento delle strade di Prato Smeraldo. Se me lo chiarisce, questa è la prima questione. Poi sì, volevo qualche informazione sul consorzio delle opere a scomputo di Montemigliore e Servotta, ma credo che poi tanto lo chiederà anche il consigliere Muro Pers dopo di me. Grazie, dottoressa. Salve, sì, ci siamo incontrate perché è stato il primo consorzio che ho affrontato. Dunque, il municipio non ha, come dire, è l'ufficio ed è ultimo nella catena delle decisioni territoriali. Dunque noi possiamo lavorare e possiamo fare degli interventi di ordine di manutenzione ordinaria solo se abbiamo in consegna le strade, le sedi stradali su cui operare. Questo vuol dire che un dipartimento deve conferire al rappresentante del municipio le strade che intende concedere. Quindi questo passaggio a noi non è stato fatto. Tra l'altro io personalmente ho fatto diversi solleciti, siete stati messi in copia tutti quanti, abbiamo fatto solleciti al Dipartimento PAO, al Dipartimento Mobilità. Questa è una situazione che deve essere risolta a monte, che non può essere risolta dal municipio, che interviene solo per colmare le buche, per intenderci proprio in maniera proprio così spicciola, per evitare possiamo fare un tratto della segnaletica laddove manca, però non possiamo fare tutta la dottoressa io sì. Quando abbiamo fatto i sopralluoghi sì, con il Dipartimento Patrimonio, il PAU e voi, insomma, no? Che a turno sì, siete venuti nei tre sopralluoghi sì, nel tentativo di consegna di queste strade, io vi ho fatto presente anche che qui c'è una situazione, oltre la questione del passaggio effettivo, che le aree sono nel limbo, che praticamente l'ente che per conto del consorzio in liquidazione gestiva queste aree, a parte che c'è una sentenza passata in giudicato del Consiglio di Stato che intima l'amministrazione di prendere queste strade oltre alle aree verdi, quindi l'amministrazione è inadempiente a un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, questo tanto per essere chiari. L'altra questione di non poca rilevanza, a mio parere, è che voi è noto che praticamente la gestione per conto del consorzio di queste aree chiede con decreti ingiuntivi i soldi per manutenere queste aree che poi, per quanto riguarda il sedime stradale, non manutiene. Quindi quello che vorrei evitare che si creasse una situazione per cui poi i cittadini dinanzi a una inadempienza da parte dell'amministrazione si attivino diversamente, e quindi questa cosa va risolta in ogni caso, ecco, questo voglio dire. Guardi, io sono perfettamente d'accordo con lei, che è una situazione grave, non è una che situazione, grave ed è una situazione che rappresenta evidentemente alcuni malfunzionamenti. Siamo stati tutti disponibili a cercare una soluzione, addirittura io personalmente ho fatto un computo sulla quantificazione della spesa.
Dunque, io non diciamo, se chiedete a noi, noi siamo, non possiamo che rispondere sempre con la stessa, diciamo, frase, che vorremmo, siamo disponibili ad intervenire, purché sia in consegna al municipio. Questa è la sola possibilità per poter agire, altrimenti siamo costretti ad agire se manca il segnale verticale, se bisogna rifare lo stop, ma non a rifare un'intera segnaletica, perché per noi è un costo che toglie risorse e fondi ad altre situazioni che sono critiche, quindi non possiamo. Io capisco tutto, dottoressa, ma il PAO sostiene che non affondi su questo piano perché il piano è decaduto, il Dipartimento Mobilità non fa il piano di segnalamento, voi, approfittando del fatto che non c'è il piano di segnalamento, assumete che non potete prendere in consegna le strade. Lei capisce che mi sembra una cosa un po' paradossale, no? Perché è sempre stessa amministrazione che fa finta di non volerle consegnare al municipio per vari motivi. Insomma, è un anno e mezzo che stiamo dietro a questa storia e lei lo sa, perché abbiamo fatto 4 sopralluoghi. Certo, infatti abbiamo avuto modo di analizzare benissimo questa situazione e siamo d'accordo su quanto, però noi non abbiamo nessun potere decisionale, questo che quindi siamo disponibili, rimaniamo disponibili, abbiamo fatto solleciti, abbiamo fatto computi, abbiamo quindi quantificato la spesa, il tempo, qualsiasi cosa voi scegliate, insomma noi siamo disponibili a risolvere. Per noi è sicuramente risolvere delle situazioni critiche, per noi è un punto sempre di assoluta serenità, insomma. Sì, però io non ho capito, e questo me lo dovete spiegare voi dal punto di vista tecnico, perché i piani di segnalamento fornitivi dagli architetti privati del consorzio, perché li abbiamo costretti a darvi i piani di segnalamento, neanche quelli vanno bene per la realizzazione di questi segnalamenti delle strade orizzontali e verticali, insomma. Mi sembra un po' la segnaletica, tutto quanto. Sì, adesso provo a spiegarle. Solitamente i piani di segnaletica orizzontale e verticale vengono inoltrati alla polizia locale, che con una DD, con una determina, poi diciamo dà una veste formale di esecutività al piano. E quindi naturalmente come possiamo eseguire una segnaletica che comunque andrà rifatta, rivista, aggiornata, ma poi dipende dal Dipartimento della Mobilità. Il Dipartimento della Mobilità, il progetto della collega, dell'architetto, non è stato vagliato, non è stato accettato dal Dipartimento della Mobilità. Quindi è tutto un meccanismo che sicuramente è lento, si blocca su alcuni passaggi, però il municipio, la posizione del municipio, per quanto si voglia operare, si voglia fare, non ha strumenti per poter eseguire questo piano. Insomma, non so se mi sono spiegata, se sono stata abbastanza chiara. No, io ho capito che il piano di segnalamento lo deve fare il Dipartimento Mobilità, però non riesco a capire com'è possibile che da un anno questo piano non si riesce a far fare al Dipartimento Mobilità. Cioè, è questo che a me sfugge, capisce, dottoressa? Non riesco a capire questo, perché gli uffici tra loro si sollecitano, ma nessuno di questi prende una posizione determinante. Sarà il caso che forse a questo punto, io lo chiedo a Roberto, ma lo chiederò anche in Commissione Mobilità, che si faccia una nota per chiedere la risoluzione di questa vicenda, perché mi sembra una cosa veramente folle che il Dipartimento Mobilità non faccia il piano di segnalamento e non consenta poi la consegna all'effetto delle strade dall'ufficio patrimonio che le ha in carico, perché ormai sono proprietà di Roma Capitale, dal 2011 sono proprietà di Roma Capitale, non riesce a darle in consegna al Municipio 9. Questo per spiegare un attimo anche agli altri commissari qual è la situazione, che credo abbastanza grave, insomma, ormai, perché sono passati numerosi anni e si è cercato in tutti i modi di far passare queste aree.
Poi vabbè, se mi risponde anche sugli altri, l'altra domanda che le avevo fatto sugli altri consorzi, poi credo che Marco Muropes le farà altre domande più dettagliate. Grazie, dottoressa. Grazie. Mi ha chiesto del consorzio di Selvotta. Sì, sia di Selvotta che di Montemigliore. Allora, guardi, Montemigliore non ho molte informazioni, invece su Selvotta abbiamo moltissime informazioni, perché Selvotta diciamo anche lì c'è una situazione di non chiarezza, per cui non queste strade che sono in carico risultano private e risultano in carico di competenza per alcuni tratti, per alcune situazioni, insomma, per alcune sedi stradali al municipio ed altre no. Insomma, anche lì c'è una situazione di non chiarezza, e quindi si sta sempre ad accertare la proprietà della strada quando ci sono incidenti, quindi quando ci sono sinistri, quando ci sono segnalazioni importanti da parte del municipio. Anche lì abbiamo fatto un elenco addirittura di 50 strade per capire quale fosse la situazione, per renderci conto di quanto sapessimo di quest'area, e diciamo la risposta è stata parziale, quindi non abbiamo ancora chiaro, non ci sono delle porzioni che ancora non sono in carico al municipio, esattamente come Prato Smeraldo, stessa situazione. E ci può fornire, dottoressa, il dettaglio di quelle che devono passare al municipio 9, di queste strade, cortesemente? Vediamo se riesco ad estrapolarle subito, perché ho qua davanti a me. Ma se fosse possibile anche tutto il file che diceva prima di tutte le strade del territorio, sarebbe interessante, dove credo ci sia anche la proprietà a questo punto. Sì, sì, qui ci sono le proprietà, ci sono molte informazioni. Tra l'altro è il file che poi serve anche alle imprese per poter... insomma, per poter eseguire la manutenzione ordinaria in sorveglianza, quindi insomma i nostri problemi sono molti, diciamo così. Abbiamo convocato apposta proprio perché sappiamo che sono molti i problemi. Sì, questa non chiarezza del patrimonio, della proprietà. Sì, della proprietà veramente incide in maniera sostanziale il nostro lavoro, perché ecco, per esempio di Selvotta abbiamo, vediamo un po' quante, scusate, sto facendo questa analisi proprio municipio, non di Roma Capitale, per esempio, questa qui, sono tutte private però in carico a Roma Capitale, via Casa Giove per esempio. Ma di Selvotta, via della Selvotta, via di Fontenegra, Moschiano, Quadrelle, sono tutte in carico, per esempio, sono circa 18 e sono tutte segnate a rosso, dove non hanno una certezza, una validità, sono in carico al municipio, ma stiamo sempre lì a cercare informazioni. Questa è la situazione di Selvotta, quindi sono strade di proprietà privata, di competenza e limite di competenza del municipio, quindi noi partiamo se abbiamo segnalazioni o se abbiamo delle forti criticità, di fatto però sono strade private e, questa è la situazione. Quindi noi interveniamo su proprietà privata sostanzialmente. Le strade di Roma Capitale, cioè le strade di questo municipio sono spesso strade private, ma aperte al pubblico transito. L'apertura al pubblico transito è determinato dalla
dall'esistenza nei pressi della sede stradale di elementi importanti, scuole, pubblici naturalmente, passaggio di trasporti pubblici, quindi dove ci sia una rilevanza c'è anche l'apertura pubblica e quindi noi interveniamo comunque. Certo è che in queste strade private si fa manutenzione ordinaria, ma si rimane sempre a fare manutenzione ordinaria laddove invece andrebbe fatta una manutenzione straordinaria. Quindi si investono molti fondi nel colmare le buche, sistemare i marciapiedi, e sono tutte operazioni frammentarie che non ci risolvono le situazioni né eliminano totalmente il pericolo, mentre invece potrebbero essere oggetto di manutenzione straordinaria. Sì, questa è una situazione molto, molto, molto importante ed è anche problematica da dover, insomma, bisogna, ci battiamo moltissimo per sottolineare sempre questa difficoltà sostanziale che abbiamo per queste strade. Quanto più riusciamo ad agire, ad intervenire con manutenzione straordinaria, più siamo in sicurezza. Questa è la verità. E quindi è sempre il Dipartimento che deve darci questa conferma di proprietà, praticamente, al municipio. Sì. Sì, giusto. Si deve perfezionare un iter e quando si è perfezionato l'iter c'è la consegna al municipio. Questa è la situazione. Qualora non si perfezionasse, non si concludesse quest'iter, naturalmente non c'è la parte finale, l'ultimo anello della catena è proprio il municipio, per cui noi abbiamo la manutenzione straordinaria e ordinaria, diciamo, in base a questa consegna. Ok, grazie. Chiede la parola il consigliere Marco Muropes. Sì, grazie. Grazie, dottoressa. Stavo sentendo prima la questione del Consorzio Prato Smeraldo, che almeno è stato acquisito al comune, sento. Il problema è che so che la cosa che segnalava anche la consigliera Canale, per esempio, la questione del consorzio delle opere a scomputo di Prato Smeraldo, di Montemigliore, ma mi risulta che non sia l'unico, addirittura invece sono anni e anni che opere completate, tra l'altro, scusi un chiarimento, ma voi vi occupate di tutti i consorzi o solo dei consorzi stradali? Perché a Montemigliore mi risulta, per esempio, che c'è sia il consorzio per la viabilità, sia il consorzio per le opere a scomputo, dove nelle opere a scomputo rientrano la parte impiantistica, le fognature, l'acqua, la parte, diciamo, più di servizio, non della viabilità. Quindi se voi vi occupate di entrambi oppure solo della parte stradale? No, noi soltanto della parte stradale, soltanto okay. della parte più superficiale della sede stradale, quindi non delle fogne e degli altri sottoservizi. Ok, perché la questione invece era, vabbè, sinteticamente nell'altro caso, quindi delle opere a scomputo che riguarda tutte le altre attività, il problema è che non vengono, nonostante siano state completate le opere previste dal consorzio, diciamo, che doveva realizzare da anni, il comune, collaudato eccetera, il comune non le prende in carico. E quindi il problema è che se si continuano a tenere aperti i consorzi con con i conseguenti costi e con i conseguenti responsabilità anche di adeguamento alle norme di sicurezza, eccetera, rimangono in carico ai consorzi e quindi ai cittadini con tutto quello che ne consegue. Però adesso non so sinceramente quello di Montemigliore, il consorzio invece stradale, se è già passato al patrimonio oppure no, perché io adesso facevo riferimento a quello delle opere a scomputo, ma questo magari allora dirmelo, può dircelo lei, insomma. Allora, guardi, io sto vedendo a Montemigliore ci sono esattamente 6 strade. Di queste 6 strade risultano
di Roma Capitale ne risultano 6 strade, 3 di Roma Capitale e 6 strade private. Quindi le 3 sono in carico al municipio, le altre 3 invece ancora non sono, sono ancora private. C'è un esito accertamento del 2019, ecco, anche sulle private continuiamo a fare accertamenti perché evidentemente mancano degli atti, perché noi abbiamo un archivio anche cartaceo, non solo digitale, quindi ogni tanto andiamo a vedere se dobbiamo incrementarlo, se è cambiata, se dobbiamo aggiornare delle situazioni. E qui per esempio leggo che in un esito dell'accertamento, un accertamento, risulta un atto di impegno per la cessione gratuita di un'area interessata dall'esecuzione delle opere pubbliche da eseguire a scomputo per oneri da condono edilizio. Però non esistono, in attesa di riscontro del PAO, quindi siamo in attesa per esempio per questa strada, in attesa del riscontro del PAO, quindi come vi dicevo, queste situazioni, questa strada è via Vittorio Alpe, queste situazioni dipendono dai dipartimenti che sono, come dire, gli attori principali di queste pianificazioni. Sì, mi pare evidente che a questo punto le difficoltà sono di due livelli. Uno è quello iniziale, per cui nonostante... Chiedo scusa Marco. Sì. Marco, perdonami, c'è la consigliera Canale che è ancora in attesa di entrare, se cortesemente la Giglio la fa entrare, grazie. Sì, ecco, è rientrata. No, dicevo, mi pare che le difficoltà sono di due livelli. Uno è iniziale, è che quello di a opere completate, a opere collaudate, non c'è l'automatismo di presa in carico da parte del comune. Cioè, per quanto venga detto che si deve prendere, che passi come in carico e come proprietà, e quindi rimangono appese in modo indefinito. E poi vedo il secondo livello è che comunque una volta che sono riuscite le opere a essere prese in carico dal comune, poi sì, c'è un meccanismo evidentemente un po' farraginoso che con tutta una serie, con la catena che citava lei, dottoressa, si incaglia in continuazione perché non ci sono alcuni automatismi anche lì che probabilmente dovrebbero essere attivati, cioè spero, mi auguro che possa essere anche una delle voci oggetto di questo benedetto decentramento di cui si parla, perché in realtà serve questa autonomia, perché se no noi ci troviamo che la minima cosa rimane bloccata perché c'è una catena lunghissima e nonostante siano stati espletati tutti i passaggi formali, poi manca la firma o la volontà o non si sa che, per cui poi alla fine a voi che siete gli ultimi, come diceva, della catena, ma poi sareste quelli operativi per farle le cose. Esattamente. Vi fermate, quindi diciamo questo sicuramente non è in carico a voi come passaggio, poi penso che sia più un passaggio proprio politico anche dal punto di vista capitolino, ma credo che noi come municipio, probabilmente come gli altri municipi anche, perché non credo che siano situazioni diverse nel resto di Roma, potremmo farci parte attiva registrando queste difficoltà che, diciamo, sinceramente sono difficoltà in teoria superabilissime, e il problema è che ci areniamo sui passaggi burocratici, su una procedura che è molto farraginosa, quindi nonostante siano espletati tutte le cose operative, tecniche, collaudi, eccetera, non ci sono quegli automatismi che poi consentono di arrivare rapidamente alle prese in carico e all'effettiva esecuzione delle opere necessarie, anche le più banali, cioè delle strisce o un cartello, perché giustamente voi dite, ma se a noi non ce lo danno in carico, io non è che posso andare a fare degli interventi. Quindi penso che la questione sia, è vero, da risolvere per quanto possibile con gli uffici, ma credo che sia una questione da risolvere a livello politico, regolamentare a monte, insomma, di regolare queste procedure.
E purtroppo mi fermo qui e ringrazio, perché evidentemente non c'è quasi, non c'è risposta a questo che dico io in questo momento, chiaramente, ma va bene, no, è solo una segnalazione. Sì, sì, esattamente, esattamente la situazione che sto conoscendo da circa 8 mesi e che insomma è un problema importante che, come dice lei, potrebbe essere affrontato con dei canali magari privilegiati, perché in fondo questa è la storia dell'urbanizzazione di Roma, dello sviluppo di Roma, questa è un'altra pagina dell'urbanistica di Roma, e quindi qui ci troviamo e qui abbiamo la possibilità forse di, anche di aggiustare il tiro, perché poi sono situazioni che si riversano sulla cittadinanza in maniera, insomma, in maniera abbastanza importante, quindi grazie comunque. Avete grazie altre? Sì, avete sì, ci sono domande? Altri interventi. Sì. Anche io poi ho una domanda da farle. Comunque adesso chiede la parola, è concessa alla consigliera Pasetti. Grazie Presidente. Dottoressa Mercuri, sono cose più specifiche, quindi nel dettaglio del territorio. Per esempio, parlando di consorzi con strade private ma aperte al pubblico, prima lei diceva che la manutenzione ordinaria viene fatta da voi, dal Comune di Roma. In realtà io posso significare una situazione che è quella del consorzio di Trigoria Alta, dove le strade, pur essendo private ma aperte al pubblico transito, non ci sono né strutture pubbliche, quindi non ci sono scuole, non ci sono ospedali, e di fatto la manutenzione ordinaria viene fatta dai consorziati. Quindi volevo chiederle se esista una documentazione che certifica la manutenzione delle strade a questo punto. Quindi da dove possiamo evincere che effettivamente il Comune interviene sulla manutenzione delle strade oppure no? Questa è la prima domanda. La seconda, prego, se vuole rispondere a questa, così poi le faccio l'altra. Sì, dunque ci sono delle circolari e c'è una legislazione proprio in seno recente, piuttosto recente, del Comune di Roma. E quindi è verde. Prego. Che parla di questa, che mette a fuoco questa situazione, perché naturalmente era una situazione dai confini molto, così, molto confusi, e quindi è stato oggetto di diverse diatribe. Sì, quindi c'è una circolare, quindi c'è di Roma Capitale. Dalla centrale ma in questo caso sì, ma in questo caso dove effettivamente esiste una discrepanza fra la circolare e quello che accade realmente, come si può fare? Perché è possibile che ci sia qualcosa che sfugge, no? Com'è possibile capire se effettivamente la manutenzione viene fatta o no? Dunque lei deve andare a verificare in una strada privata aperta a pubblico transito se gli interventi vengono fatti. Ecco, lei dove va ad attingere la documentazione? Allora, la documentazione è questa a cui sto facendo riferimento, ed è del 2015. E, nel territorio sono attivi i consorzi, quindi noi quando il consorzio è appunto attivo e la strada è privata, la manutenzione, anche se è aperta al transito pubblico, evidentemente non viene fatta, perché non c'è una rilevanza, non c'è una segnalazione particolare. Dove invece il consorzio non è attivo e la strada risulta essere oggetto di criticità rilevanti, quindi noi subentriamo. Quindi non c'è, la norma è questa, che la circolare dice questa, che la strada aperta al pubblico transito comunque dovrebbe avere una manutenzione, che però, le ripeto, è una manutenzione appunto sulle criticità, quindi sull'eliminazione del pericolo, non è una manutenzione di tipo conservativo.
No, discrezione non direi, quando si tratta, quando c'è una buca, una voragine, quando si apre, quando bisogna, ci sono degli interventi di sorveglianza rilevanti, di notturni o diurni, in quel caso siamo sempre attivi. Se subentra il consorzio, naturalmente non siamo noi interessati, e in questo modo si sta agendo. L'altra domanda è questa, sempre nello stesso territorio, Piazzale di Noviola. Esiste una diatriba che ormai è forse decennale fra, non so se è al corrente, la titolarità di questo piazzale, perché in realtà dovrebbe essere acquisito al comune, ma di fatto Roma Calcio, la AS Roma, picchetta il piazzale giornalmente, perché posso dire quasi giornalmente ormai, per i parcheggi dei dipendenti e degli utenti che vanno naturalmente allo stadio. Quindi volevo sapere se è al corrente della situazione e se esiste una procedura avviata perché questo possa non accadere più e sia totalmente di competenza del comune, quindi comprendendo manutenzione e manutenzione anche del verde del piazzale. Sì, non me ne sono occupata, ma so di questa situazione. Stessa situazione, nel senso che naturalmente noi lo prendiamo in carico quando l'iter si è concluso e si conclude, diciamo, noi siamo appunto quell'anello ultimo che è sul territorio, ma di cui non abbiamo nessun così potere, quindi siamo lì ad aspettare che l'iter si concluda e si perfezioni. Perché noi veniamo convocati, noi siamo solitamente sollicitiamo, però dovremmo essere convocati per una presa in carico. Dovreste essere convocati. So che questo è un percorso già aperto da molti anni, e noi ci siamo confrontati con Genier Ventrella già diverse volte su questa situazione, sì, ma è una situazione di stallo, che non va avanti, cioè non si perfeziona. Quindi evidentemente sì. C'è stato un contatto e probabilmente anche una richiesta di sollecito. Sì, lei me lo può confermare? Sì, perché... sì, ci sono. Sì, sì, noi so che è andata avanti ed è ancora aperta anche questa situazione qui. Sì, solleciti, come sì. No? Sì, sì. Quindi di fatto voi siete in attesa di cosa? Scusi se le chiedo così specificamente, in modo specifico. Guardi, ma guardi, su questa situazione di perché non siamo ancora, so che si era anche qui bloccata la situazione e non so nello specifico se stiamo attendendo la convocazione o se stiamo attendendo che, perché qui da questo tabellone non leggo una sintesi che facciamo. Comunque so che è una situazione ancora aperta. Magari aperta. Se avete, sì, magari posso contattare la mia PO, Yuri Ventrella, per poter chiedere. Magari sarebbe interessante, almeno su alcune situazioni specifiche. Sì. Se può prendere nota, ecco, di questa, anche della. Fondamentalmente di questa e Treppini, a questo punto la situazione delle strade di Treppini, che sarà senz'altro similare, però anche lì è una situazione in stallo da moltissimo tempo, dove non si riesce ad avere una conclusione, quindi comunque sono tutte situazioni transitorie che vanno in qualche modo definite, ecco, dovremmo riuscire ad arrivarci, quindi anche su questo, se magari vuole prendere nota, così cerchiamo anche noi di poter lavorare per obiettivi. Certo. La ringrazio molto. Grazie a lei. Grazie consigliera Pasetti. Adesso c'è la consigliera De Vivo. Grazie signor Presidente. Devo dire che questo approfondimento sulla situazione dei consorzi è stato importantissimo, come anche capire dalla dottoressa responsabile Mercuri, di tutte le problematiche che sono connesse intorno a delle pratiche. Io devo dire che è ovvio, come l'ha detto anche il consigliere Muropes, ma come anche da tutti gli altri interventi, anche non ultimo quello di Laura Pasetti e Carla Canale, che, che i cittadini sono effettivamente le vittime finali di questa situazione, perché i cittadini magari
pagano delle rette molto alte ai consorzi per la gestione delle strade. E io stessa, ma ormai specialmente all'interno del nostro municipio, dove tutte le costruzioni sono state fatte gestite da consorzi, io stessa ho pagato delle cifre inimmaginabili per la gestione delle strade, delle aree verdi, dei parcheggi, dell'illuminazione anche, no? Perché immagino che i cittadini paghino anche, so che abbiamo pagato anche l'illuminazione. Quindi sicuramente noi dobbiamo, come politica, dobbiamo assolutamente cercare di facilitare. Diceva prima Muropes una cosa importantissima, che noi dobbiamo assolutamente inserire, richiedere, capire se all'interno del decentramento che ci sarà rientrano nella nostra competenza anche questi ambiti, cioè le chiusure dei consorzi e il passaggio delle proprietà definitive da Roma Capitale dai privati a Roma Capitale e quindi poi a noi. Abbiamo parecchio materiale, probabilmente ci dobbiamo riflettere come commissione per poter dare degli indirizzi politici su questa cosa. Roberto, ci dobbiamo ragionare un attimo, sicuramente potremo fare sicuramente degli indirizzi. Quello che però ho capito da tutte queste interventi, che noi come municipio siamo l'ultima catena, no? Però non abbiamo quasi nulla, non riusciamo assolutamente a intervenire, perché siamo gli ultimi, aspettiamo sempre dal PAO, aspettiamo sempre da qualcun altro per poter poi prendere in carico. Questo sicuramente deve essere oggetto di decentramento, assolutamente, perché non possiamo essere gli ultimi, ma dobbiamo essere probabilmente i protagonisti di queste situazioni. Ovviamente, a mio parere, dovrebbero essere anche riscritti i regolamenti, e sui regolamenti ci deve essere anche una sorta di tempo, cioè non si possono perdere anni, mesi, ma io direi anche decenni nel caso del consorzio al quale appartenevo, per portare in carico al municipio e per liberare poi i cittadini da queste eccessive spese. Quindi sicuramente diciamo dobbiamo intervenire. Io una cosa che ho diciamo, in questo periodo temporaneo fra il decentramento, su cui ci dobbiamo lavorare, non so quando cominceremo a lavorare in questo piano, e non so come vogliamo organizzarci per il decentramento, cioè se il decentramento deve essere in tutti gli ambiti, no? che noi gestiamo, e quindi è il decentramento del bilancio sicuramente, è il decentramento sicuramente del patrimonio, è il decentramento della gestione delle scuole, eccetera, eccetera, no? Come non so, dobbiamo assolutamente discuterne in consiglio, a mio parere, di come dobbiamo di quali sono i nostri le nostre argini di libertà per il decentramento. Però in mancanza di questo decentramento, in questo momento è possibile convocare dei tavoli uniti, no? In cui chiedere dei tavoli in cui ci sia il Dipartimento, il PAU e noi e il municipio, per chiudere assolutamente, specifici, per chiudere i problemi che diceva prima la consigliera Pasetti, prima la consigliera Canale, cioè qualche cosa che porti alla conclusione e che dia ai cittadini di questi quadranti la possibilità poi di, ok, dire finalmente la strada è in sicurezza, ci sono i cartelli, la strada pago di meno perché non pagherò il consorzio. Cioè, possiamo mettere dei tavoli, perché a mio parere compito del municipio è proprio questo, quello di fare da collante di tutte queste situazioni. E quindi concludo dicendo che
ci dobbiamo assolutamente ragionare su una come commissione che tipo di ragionamento e di indirizzo politico vogliamo dare a queste situazioni. È ovvio, no? Ho detto anche una cosa ovvia, sicuramente Roberto era nelle intenzioni di Roberto e di tutti finire, però io devo dire che la situazione è veramente complicata e forse si potrebbero fare delle mini conferenze di servizi su queste cose, no? Quindi dei tavoli che siano in realtà delle mini conferenze di servizio, perché le conferenze di servizio probabilmente si chiudono quando delle attività edili sono chiuse. Probabilmente dovremmo invece aprire le conferenze di servizio per il passaggio di queste strade al municipio. Sì, chiedo scusa. A questo senso volevo sapere dalla signora Mercuri, negli anni precedenti, non l'ultima consigliatura, ma anche quelle precedenti, quali sono stati i passi delle commissioni, dei consigli per cercare di superare questo impasse, bella cancrena, domanda, se vogliamo chiamarla così? Io vi posso dare un'esperienza di pochi mesi, perché io sono stata, diciamo, faccio parte di Roma Capitale da poco tempo. Però, diciamo, io, poiché ci sono anche pochissime risorse, rappresento l'ufficio dell'archivio, delle segnalazioni, della direzione dei lavori, dell'appalto di manutenzione ordinaria, e sono insomma responsabile del procedimento e anche progettista. E mi occupo e ho, diciamo, l'intento, quello che ho potuto vedere in questi pochi mesi, è uno sforzo grande per riuscire a sollecitare, a trovare un accordo, ecco, a aprire dei tavoli. Spesso, diciamo, hanno portato avanti delle situazioni, ma non le hanno risolte. Quindi, c'è stata sempre una tensione a risolvere questa situazione, che non è soltanto una situazione che riguarda le strade, ma una situazione che riguarda anche il patrimonio edilizio, come poi avete modo di vedere, cioè capire qual è il patrimonio, definirlo esattamente e isolare queste situazioni che poi sono dei consorzi, diciamo, parliamo di 6-7 consorsi, per esempio, e comunque la domanda era cosa hanno fatto. C'è stata sempre una tensione per poter cercare di almeno accertare la proprietà e cercare di capire quale passaggio era saltato o aveva rallentato la chiusura, il perfezionamento dei procedimenti. Questo credo che sia stato fatto. Ok, senta, intanto mi servirebbe, me lo chiede una delle consigliere, il riferimento preciso della circolare del 2015 su manutenzione stradale e sulle strade aperte al pubblico, se sì. Ha il riferimento preciso. Le cerco proprio e il documento. Prego. Sì, magari se ce lo fa avere, sì, in qualche modo. E poi le dico che la vorrei venire ad incontrare, così magari mi prendo il file delle strade del territorio del municipio, che ha detto prima che aveva una chiavetta, le scrivo e vengo giù negli uffici, in modo che così ci conosciamo anche di persona, che è sicuramente più produttivo e più facile che non su piattaforma Teams. Mentre invece, sì, poi, sì, invece, una cosa che vorrei sapere così al volo, Colle di Mezzo, le strade di Colle di Mezzo, come le risultano? Aspetta. Allora, vediamo Colle di Mezzo.
poi le spiego il perché pure. Sì, sì. Sì, mi dica, perché c'è... Sì, anche questo è... Allora, non di Roma Capitale. Dunque, Via di Colle di Mezzo non è di Roma Capitale, non risulta. E una richiesta di accertamento è stata fatta il marzo del 2020, ancora non ero entrata, e l'esito è stato invece... l'esito, per esempio, ecco, vi leggo questo esito, che quindi noi facciamo delle richieste di accertamento al PAO, e il PAO dopo quindi 4-5 mesi risponde che è confermato che la strada non rientra nell'elenco delle strade in manutenzione al municipio, eccetto pronto intervento richiesto dalla polizia locale, ripristino segnaletica laddove è presente, ed è richiesta la cancellazione del LIBO. Per esempio, questa era una strada che pensavamo fosse del municipio, invece poi era stata cancellata. Quindi il Dipartimento del Patrimonio comunica che non risultano atti che ne attestino la proprietà al patrimonio capitolino. Quindi questa è la definizione. Una sentenza passata in giudicato. Anche qui c'è una sentenza passata in giudicato, e che le costruzioni, le strade sono del 58. Quindi Prato Smeraldo si metta in fila intanto. Sì, sì, infatti. Così come Monte. Sì, sì, abbiamo anche situazioni del 37. Un altro chiarimento in merito, mi scusi signora. Allora, qui abbiamo subito in un anno e mezzo sulle strade di proprio qui di Colle di Mezzo, via Pia Emanuele, eccetera, una sequenza di lavori, passali dal gas, rompe, richiude. Dopo due mesi stessa strada, passa Telecom, rompe, richiude. Poi ritorna l'Italgas, poi viene la fibra, poi viene qualcun altro. Cioè, noi è un anno e mezzo che stiamo con i lavori, aprono e chiudono. Ma non c'è possibilità di avere un po' di organizzazione, di programmazione sui lavori, quando si tratta di una strada sola? Chi è qui il responsabile? Posso dire una cosa? Organizzazione per questi lavori. Posso dire una cosa? Prego. Che il problema è che ci dovrebbe essere la pianificazione, ma il fatto è che tutte le ditte accedono ai lavori d'urgenza, e siccome il lavoro d'urgenza va in deroga a tutte le pianificazioni, praticamente usano questo, tra virgolette, trucco per fare i lavori quando gli pare, quando gli è comodo, quando... In parte è vero, per carità, che ci sono delle urgenze, però è il sistema per poter fare... diciamo i lavori quando diciamo senza programmazione, con tutte le conseguenze che sì, ma anche da noi, anche al Giuliano Dalmata, sono stati due o tre anni praticamente di apri e chiudi continuamente di strade e di pezzetti di lavoro, cabine elettriche, eccetera. Quello è una cosa da regolamentare sicuramente. Questa comunque è un'altra problematica, anche perché spesso arrivano segnalazioni di tratti, a parte appunto la mia PO ha sempre questo elenco, so che fa delle riunioni, e quindi c'è un minimo di programmazione per capire Telecom e gli altri servizi come agiranno, perché sennò sarebbe buttare via i soldi, no? Investire su risorse, su strade che poi devono essere riaperte è veramente... Però spesso accade che appunto vengono riaperte, tra l'altro noi abbiamo segnalazioni di tratti che non sono stati ripristinati. Quindi noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a cercare il servizio che ha fatto l'intervento, e quindi ad imporre loro di ripristinare, invitare loro di e poi imporre di ripristinare i luoghi. Quindi sì, questo è un altro carico importante. Sì, di solito la sezione stradale dovrebbe essere organizzata con cavedi per cunicoli per intercettare le varie utenze, i vari servizi, mentre invece laddove c'è una pianificazione, tra virgolette, non proprio progettata, non proprio così cresciuta spontaneamente nel tempo, tutti i servizi si sovrappongono, e quindi quando si deve fare manutenzione, che sia in urgenza o no, comunque costituisce un problema. Con rischio di danno al servizio di cittadino. Certo. Anche perché sono sparite delle strisce pedonali,
che c'erano e non ci sono più. Esattamente, spesso veniamo chiamati e quindi io sono anche all'ufficio di segnalazioni e reclami, quindi io ricevo tutte queste segnalazioni che mi arrivano, diciamo, con una settimana, forse con un tempo di ritardo, cioè poi io devo girare all'ufficio che cerca il servizio e questo servizio deve invitare queste persone a fare dei ripristini. Diciamo che anche qui passa del tempo e naturalmente sembra che tutto il lavoro che facciamo venga un po' vanificato, perché ci sono questi tempi lunghi e quindi non è tutto vorticoso, però non... Chiedo scusa, ma una volta che sì. Una Telecom o un Italgas rompe la strada e poi la riasfalta, come la riasfaltano loro più delle volte, un po' per sommi capi, e magari si dimenticano le strisce pedonali, non c'è un vostro incaricato di manutenzione strada che va a verificare come è stato rifatto il lavoro? Domanda. Sì, c'è un ufficio che va a verificare, ma sono talmente tanti gli interventi che diciamo spesso è la segnalazione che ci avvisa del se qualcosa non va. C'è un ufficio, però è talmente diffuso. Voi considerate che il nono municipio ha un territorio di 183 chilometri quadrati che è pari a quello di Milano, che è pari a quello di Milano. E diciamo, nel servizio SIADE siamo due funzionari e un terzo che è in part-time e la mia PO. E poi c'è c'è tutto l'ufficio che fa passi carrabili e altre cose, e quindi diciamo che la sorveglianza, per quanto possa essere assidua, e lo è, devo dire che lo è, però spesso qualcosa poi il cittadino è talmente esasperato, per cui anche se c'è un lieve dosso e diventa una montagna, esasperato, certo, poi c'è tutta una casistica, diciamo, nelle segnalazioni c'è una casistica che va dal patologico invece al reale, quindi è tutto, certo. Insomma, c'è tutto. Va bene, signora, la ringrazio. Ci manca solo, poi la liberiamo, ci manca solo quel riferimento della circolare del 2015. Sì, se volete la posso inoltrare o la volete... aspettate che uffici del consiglio, se lei non... uffici del consiglio, perfetto, così. E poi perfetto. Loro ce la girano, così la grazie. Liberiamo. Grazie, sì, l'impresa ce la può mandare alla mail consigliocommissioni.mun09. Mail? Consigliocommissioni.mun09. Consigliocommissioni, perfetto. La ringrazio. Grazie, quindi grazie a voi. Le scriverò per venire, signora, le scriverò per venire giù in ufficio e prendere quel file. Volentieri. Va bene, la venga a trovare, ci conosciamo di persona, che mi fa piacere. Perfetto, perfetto, anche perfetto, a me. Arrivederci a tutti, arrivederci. Grazie ancora. Grazie, arrivederci. Grazie. Diciamo che è stata sicuramente forse più esaustiva la signora che non se fosse venuto il titolare, perché poi di norma i titolari non sanno manco bene come funzionano le cose, i vertici. Io la dico come mi gira per la testa, ve lo dico, perché vabbè, lasciamo perdere. A questo punto io penso che noi dovremmo vedere, intanto magari ci incontriamo poi e verifichiamo questo elenco di strade, di incarico, eccetera, e fare un po' un sunto di una situazione e poi vedere di fare un intervento a questo punto, non solo sul Dipartimento, ma io andrei anche chiaramente in Consiglio e dal Consiglio passare al Dipartimento, al Sindaco e all'Assessore relativo. Perché se scriviamo al Dipartimento, mi pare che queste lettere vanno dentro i cassetti, perché io la domanda cosa si è fatto precedentemente è proprio questa. Lo scopo era proprio questo. Sapere, intanto faccio la lettera e sto a posto con la coscienza. No, scriviamo al Dipartimento, non siamo a posto per niente con la coscienza. Andiamo al Dipartimento, ma andiamo pure all'assessore, andiamo pure al sindaco se serve. Perché questa situazione è kafkiana, signori, scusate, ma io veramente... Cioè, uffici che non si parla, non si risponde, non si sa chi deve fare cosa. Veramente, io resto basito su questa cosa. Sto accelerando perché so lunga. Che il gruppo c'è una richiesta di Carla Canale a cui do la parola al volo. Poi avete la... Proprio al volo, Presidente, sì, proprio al volo. Volevo... Sì, poi vi lasciamo tutte e due.
volevo solo dire, proporre magari, io mi faccio carico di preparare comunque un atto di indirizzo su Prato Smeraldo, perché questa storia è abbastanza, insomma, la Smeraldo è andata con il mezzo dal 60, aspetta. No, è perché, Roberto, cioè, la questione è che si fanno dei decreti ingiuntivi da parte di chi non dovrebbe per prendere i soldi, cioè è una questione delicata, c'è una sentenza passata in giudicato, quindi questa questione va chiusa. Cioè, no, se non fosse così non mi preoccuperei, hai capito? Altrimenti voglio dire, poi se i cittadini fanno dei, cioè si rivolgono alla magistratura, bene fanno. Ecco, questa è la questione, perché non è che la questione non è nota agli uffici, capito? La questione è molto nota agli uffici, quindi va risolta. Ecco, quindi penso che noi come parte politica ci dobbiamo fare carico di tentare di risolverla quantomeno, no? Perché siamo qui questo lavoro è proprio per cercare di risolvere tutti questi problemi che io ritengo assurdo che non si riesca a capire. Ma guarda, ti dico, nella scorsa consigliatura, nell'ultimo anno e mezzo, ci sono stati 4 verbali di sopralluogo con tutti gli uffici e il delegato del sindaco, e non si è riuscito a sbloccare, cioè è una cosa che veramente se ogni problema abbiamo da fare 4 riunioni congiunte col delegato del sindaco, con tutti i dipartimenti, diamo fuoco a tutto, perché veramente usciamo pazzi Roberto. Sì, no, sarebbe impossibile. La nostra commissione nel titolo c'ha anche regolamenti, quindi forse bisogna che su quello dobbiamo, oltre il bilancio, oltre patrimonio. No, Marco, sono regolamenti comunali quelli, non municipali. E quello è il discorso. Sì, sì, però municipali. Ma noi possiamo intervenire sui municipali, ma studiare i comunali e segnalare o suggerire proposte di modifica, magari anche sentendoci in coordinamento, magari non escludo con gli altri municipi, perché voglio dire, io penso che queste questioni siano replicate quasi nello stesso modo. Credo che la presenza di consorzi del nono municipio sia predominante su tutti. Sicuramente, però la stessa cosa, per esempio, ce l'hanno al decimo municipio. Di periferia sicuramente stiamo in quelli più esterni, il centro storico avrà altri problemi, ecco. Però il decimo, il dodicesimo, il tredicesimo, l'undicesimo sicuramente hanno queste per esperienza, anche il sesto. Esatto, quelli più esterni, certo. Quelli esterni oggetto dei leggi generali. Sì. Va bene, signori. Quindi seguiamo questa linea. La risoluzione della canale sulla Prato Smeraldo, visto che è una situazione un po' particolare, la andiamo a vedere e vediamo quello che dobbiamo o non dobbiamo fare. E nel frattempo io cercherò l'incontro per avere questo file delle strade del territorio di Roma. Del municipio, chiedo scusa, e anche l'elenco delle strade in sospeso, che poi è quello che più ci riguarda, perché questo è lì che c'è il nodo cruciale. Dimmi, scusa, Fabio. No, mi sembra fondamentale questa cosa delle strade in sospeso, perché così, avendo il quadro, poi possiamo veramente focalizzare anche commissioni, come dire, pertinenti a un quartiere, a una strada, a un quadrante. Esatto, andare a risolvere i problemi uno per uno. Però comunque, al di là di questo, io sono dell'idea di fare un intervento quasi a gamba tesa, tanto per dirla in gergo calcistico, nei confronti del dipartimento, dell'assessore e del comune. Signori, qui qualcuno deve prendere le sue responsabilità. Ritengo. Sì. La canale vedo che chiede parola, ma non so se ha già parlato o se l'ha dimenticata aperta. Me la sono dimenticata alzata, scusami Roberto. Nulla. E succede a tutti. E chiede la parola Grazioli. Sì, volevo chiedere solo per fare un po' il sunto di tutto, perché abbiamo parlato di tante cose, quindi per focalizzare un po' gli obiettivi, perché sennò poi ogni volta ripartiamo. Quindi chiedo al Presidente di fare una programmazione per quanto riguarda quello che vogliamo lavorare nella Commissione, e anche se c'è poi la possibilità di approfondimenti farne anche con altre commissioni, che per esempio sulla
sulle vie, sarebbe anche opportuno farla con la commissione che si occupa della viabilità e anche con l'urbanistica per quanto riguarda, anche per chiudere un po' il cerchio, per avere più notizie, perché purtroppo abbiamo capito che noi le notizie o ce le prendiamo noi, nel senso che un po' di conoscenza personale, ognuno c'ha un po' di conoscenza di un pezzo del territorio, anche in quello in cui ha vissuto, in quello in cui si è occupato nel tempo, quindi abbiamo capito che dagli uffici poi esce ben poco, e questa è una cosa un po' brutta, un po' deprimente per noi, perché se non possiamo contare su un supporto degli uffici, che in realtà dovrebbero stare lì sì per lavorare per la comunità, i cittadini, ma anche per la parte politica, abbiamo visto che comunque anche loro sono imbrigliati alla fine in normative e in tutto. Io penso che sia importante e proficuo fare, come diceva il presidente, un incontro assolutamente col presidente, con i due assessori, perché in questo caso si occupa uno è quello del patrimonio, l'altro invece è quello della viabilità, quindi sia con Zevi che con l'altro, non mi ricordo chi è, forse l'urbanista, mi sembra se l'urbanista abbia sempre quello, quindi con Veloccia e con altri, quindi addirittura tre assessori andiamo a toccare, quindi un macello proprio, non so come faremo. E anche le commissioni competenti, perché sono anche altrettante commissioni comunali competenti che forse ci potrebbero dare una mano. È un lavoro io lo vedo molto dura, perché non avendo un supporto degli uffici la vedo dura, ma perché forse noi la cosa principale che dobbiamo chiedere è un'operazione da parte dell'assessore di metodo, come debba funzionare il tutto, perché forse se noi ci diamo un metodo, forse una risoluzione, gli uffici riescono a lavorare meglio, più che altro rimbalzarsi a vicenda, perché si deve capire se la problematica va risolta dal basso, quindi siamo noi, municipio, che segnala il problema al dipartimento, il dipartimento opera tramite gli uffici, noi all'ufficio nostro, l'ufficio nostro all'ufficio dipartimento comunale, oppure se il problema deve essere risolto dall'altro, quindi è l'altro che deve prendersi carico della soluzione, risolve senza neanche calcolarci a noi, perché così com'è e sono degli uffici e dei politici e delle commissioni che sono in contrapposizione e non ci incontriamo, nonostante abbiamo forse tutti lo stesso obiettivo, quello di risolvere i problemi, forse manca poi quella, entrambi abbiamo un muro avanti che non ci fa oltrepassare quel muro, perché ognuno rimane bloccato nelle sue competenze, quindi io chiedo che sia essenziale fare un incontro con gli assessori, casomai invitarli, non lo so se verranno mai o ci manderanno i capi segreteria, non lo so, nella nostra commissione, però penso che la cosa sia di metodo, proprio lavorare su un metodo, che questo metodo poi diventi una delibera comunale, non lo so, spero che lo sia, non lo so, forse anche la parte politica nostra, il presidente del municipio, gli altri presidenti devono parlare con Gualtieri per un qualcosa del genere, perché quello che ho visto è proprio la non comunicazione tra la periferia e la parte centrale, e questo è il grosso limite che abbiamo riscontrato e penso abbiano riscontrato anche tutte le altre legislature prima di noi sul comune, quindi io penso che debba essere affrontato questo prima di poter andare avanti in qualsiasi richiesta, perché sennò colmiamo il piccolo gap, perché noi ci siamo mossi, abbiamo rotto, abbiamo fatto 10, ci abbiamo messo un anno per niente per liberare Prato Smeralda, cioè ci mettiamo un anno per liberare una zona, ma Prato Smeralda è un esempio nel nostro territorio che è molto più ampio, quindi alla fine che abbiamo fatto 5 anni, abbiamo sbloccato Prato Smeralda solo forse, invece penso che andando a lavorare su una situazione di metodo, penso che forse ne sblocchiamo quasi, potremmo sbloccarne molte di più se non tutte. Ho finito. No. Sì, Carla Canale. Sì, Roberto, solo per dire che ogni situazione è diversa, capito Giuseppe? Quindi non è che uno non può fare atti e siamo fermi ad aspettare. No, voglio solo dire che altrimenti se uno non fa atti di indirizzo sulle questioni singole non si riescono a sbloccare nessuna situazione, perché ogni situazione ha il suo stato di fatto che è diversa dall'altra. Al di là della questione che c'è un rimpallo tra gli uffici,
ogni situazione è diversa, lo dico perché questa, sto piano di zona è del 64. Sì, no, no, Carmen, capito? Non era entrato nelle, non entravo nelle situazioni, ho preso solo l'esempio, l'ultima cosa che avete detto, ma io dicevo un fatto di metodo, assolutamente di metodo di lavoro, di parlare sicuramente col centro, questo è necessario per forza, perché se no non si sblocca niente. Sì. Che vuol dire? Non posso parlare io? Su due strade, tocca andare su due strade, sui singoli interventi e sull'intervento a linee, cercare di sveltire il tutto. Però nel frattempo tanto possiamo andare avanti con segnalazioni limitate. Parola a De Vivo. Finché non si arriva. De Vivo. No, sì, infatti, mi avete anticipato. Questa qua di Prato Smeraldo ci è stato raccontato che è molto particolare, però penso che effettivamente anche quella cosa che l'avevo detto anche nell'intervento precedente, cioè darci un metodo, capire se ho delle conferenze di servizio sui singoli, sui più spinosi, per esempio questa di Prato Smeraldo potrebbe essere una conferenza di servizio in cui la commissione chiama. Una mini conferenza, la commissione chiama in riunione il dipartimento, il consorzio, eccetera, e fa avanzare un piano, no? Chiede a queste persone di tirare fuori un piano di risoluzione. Oppure facciamo qualcosa di più generico, in cui facciamo l'elenco di tutte queste situazioni, magari ci reincludiamo Prato Smeraldo se nel frattempo. Con la risoluzione che prepara Carla non è complessa, facciamo l'elenco di tutte queste risoluzioni e le portiamo le portiamo in un consiglio, cercando di chiudere, di fare degli atti per chiuderli, capirlo. Cioè, io penso che in qualche modo non possiamo risolverli tutti in riunione, perché sono tantissime, e noi questa commissione, come diceva anche prima, penso ci abbiamo tantissime cose, regolamenti, e secondo me quello che dice Marco Muropes sui regolamenti è importante, dobbiamo dare uno sguardo e dobbiamo capire, no, anche perché ho visto che all'interno dei nostri regolamenti noi come municipio possiamo chiedere al comune di cambiare delle cose, cioè non è soltanto che il comune ci chiede, ci manda i regolamenti da approvare, ma possiamo fare anche il viceversa, e anche quello è un lavorone enorme, non possiamo cambiare le parole, le virgole, ma dobbiamo capire il fulcro dei problemi. Per esempio, a mio parere, se all'interno di un regolamento che riguarda dei tempi certi di risposta delle amministrazioni entro cui devono assolutamente dare una risposta e concludere un atto, probabilmente quello potrebbe essere una strada, no? Una cosa. Comunque sì, insomma, esatto. Una bellissima... Torneremo su questo argomento quanto prima, perché questo è piuttosto importante secondo me, perché se non si sistemano le cose qui... Se non si sistemano le procedure, non si sistemano le cose. Punto. Scusami, Roberto, però ricollegata. Scusami, mi puoi dire quale argomento? Chiedo scusa, prima di partire su questa cosa, io vi lascio perché non vorrei bloccare la capigruppo che teoricamente dovrebbe essere già iniziata, ma ci stanno aspettando. Quindi... Sì, anche io perché ci stanno cercando di chiudere. Ah, perfetto, ok. Sappiate che chiudiamo al volo. Possiamo anche chiudere, basta solo che Roberto mi dici dopo l'intervento del consigliere Grazioli che cosa si è detto, perché sono arrivata all'intervento tuo. Intanto, se volete, interrompo anche la registrazione. Guarda, dopo l'intervento del consigliere Grazioli è intervenuta la consigliera De Vivo che ha confermato questa linea da seguire. Per sistemare tutte queste problematiche sostanzialmente. Okay. Quindi si chiude così. Va bene. A questo punto direi che possiamo anche bloccare la registrazione e chiudere alle 11:25. Benissimo. Grazie. A tutti e buon fine settimana. Grazie. Grazie, buona giornata. Grazie. Arrivederci. Ciao, saluti a tutti. Buona giornata a tutti. Ciao. Buona giornata. Buon lavoro in commissione.